Allora, segretario, oggi vi riunite perché questa situazione dei teatri è diventata insostenibile. C'è un menefreghismo totale perché in effetti risposte non ne arrivano e sembrerebbe che la cultura è veramente diventata un settore che non ha attrazione da parte della politica e che non crei sicuramente sviluppo. Si potrebbe dire siamo alle solite, niente di nuovo. Purtroppo noi ci siamo dentro da anni fino al collo e sembra che questo paese e questa regione, che più ancora più forse del paese intero, dovrebbe investire sulla cultura e su un genere che è musicale, teatrale, che tutto il mondo ci invidia, forse uno dei pochi argomenti dove ancora riusciamo ad esaltarci, insomma. Perché l'assessore, il presidente di questa regione non si impegna seriamente a risolvere questo problema? Noi pensiamo che comunque i soldi in effetti ci sono, non è vero che non ce ne sono. Di questo siamo convinti anche noi, solo che gli investimenti evidentemente prendono strade più semplici e in effetti è difficile pensare alla cultura come a un ritorno immediato, cioè noi non produciamo beni di primo consumo, no? Quindi è difficile pensare che mettere soldi dentro un teatro possa avere un ritorno, invece le statistiche, i numeri parlano e le statistiche è una scienza esatta, no? Si dice che ogni euro investito in cultura ne produce almeno 4-5. Però io mi aspettavo vederti più incazzato, insomma, le cose non funzionano, tu sei invece, non sei incazzato, sei sereno, aspettavo che insomma anche qualche parolaccia, niente, sei serenissimo da questo punto di vista, perché? Perché sai che si risolverà il problema? Questa è la maschera, dentro c'è una grande rabbia, delusione per non riuscire a capire, perché è facile, ce lo dicono dall'estero, ce lo dicono, no, i nostri colleghi, è veramente difficile capire perché non, questo paese, questa regione non vuole fare uno scarto in avanti di qualità per uscire dai confini nazionali. Dovremmo essere il veicolo per portare fuori le bellezze straordinarie di questa terra unica. Claudio, il teatro è abbandonato, voi siete ancora in occupazione, forse non più in occupazione, però siete preoccupati dentro. Siamo preoccupati, l'occupazione abbiamo deciso di sospenderla con l'arrivo del commissario, sicuramente però le notizie ancora di più per noi, il cui taglio è veramente determinante, perché un taglio del 20% sul nostro contributo che è esclusivamente del regionale ci mette in ginocchio e taglia tutte quelle possibilità di programmare. L'idea di intanto tagliare e poi qualcosa arriverà proprio crea quei presupposti per non poter fare niente in futuro. Noi abbiamo bisogno di dimostrare che siamo capaci di fare con una programmazione. A oggi non possiamo programmare niente e noi non vogliamo diventare uno stipendificio. Siamo orgogliosi di quello che siamo. Allora, Ferdinando Caruso, vorremmo essere presenti qui con voi per parlare di musica, di arte, invece si parla sempre di manifestazioni, di malcontento e che adesso, proprio oggi, voi con un incontro globale volete raccontare alle istituzioni che questa vita non si può fare più. Non c'è più un programma di costruzione di futuro della cultura in Sicilia, quindi si sta andando avanti così, a vista, ma per quello che ogni giorno succede. La mattina ci svegliamo ma non sappiamo la sera se arriviamo a fine serata oppure no, è tutto precario. Bisognerebbe che la regione comprendesse che la cultura non può essere certamente intesa come un'industria, quindi che abbia un utile. Va inteso che la cultura è un investimento per la società. Se questo principio non passa nelle menti della politica, è chiaro che la cultura, almeno qui a Palermo e in Sicilia, è destinata a morire. Non pensi che c'è uno studio fatto apposta per distruggere questi teatri? Perché io mi chiedo, i soldi in Europa ci sono, i 10 miliardi si stanno stanziando, non ci sono soldi per salvare teatri, che mi dà anche fastidio parlare di salvataggio, perché bisognerebbe pensare a un motore economico, ecco, dei teatri che arrendono, che producono economia. Allora, secondo me c'è un lavoro fatto all'interno di questa politica siciliana che non è più in grado di poter fare, che vuole distruggere il lavoro dei teatri. È come se si volesse rifondare tutto questo settore, tra l'altro con persone che oggi, mi permetto di dire, hanno una totale incompetenza. Non abbiamo politici capaci di comprendere quali sono le vere difficoltà e le vere necessità di un mondo culturale siciliano. Significa che forse loro hanno dei progetti già pronti da portare avanti, però devono prima distruggere, perché come sappiamo prima si distrugge e poi si tenta di ricostruire. Bisogna vedere come. E tutto questo sta portando al disfacimento di quello che è una storia della cultura siciliana che non è da poco, guardando un po' il passato. Questo si vuole, questo lo facciano, ci convochino al tavolo e ci dicano che vogliono fare nuove cose, non vogliono più quello che fino ad oggi si è fatto, ma nuove attività. Quindi va bene, facciamo spazio ai vari cantanti, Gigi D'Alessio, non lo so, ma ce lo dicano quantomeno.
meno. Nel frattempo sappiamo che la Stancheri sia a Miami per altro e voi siete riuniti qui per parlare tra di voi, perché alla fine chi verrà a sostenervi politicamente, ma anche chi sono gli amministratori con cui dovete collocare oggi? Oggi abbiamo un vuoto, un buco, c'è un buco nella regione che non ci consente di avere degli interlocutori credibili. Abbiamo soltanto promesse che poi alla fine non si sono mai dimostrate reali e soprattutto non hanno un seguito. Lottiamo veramente nella precarietà assoluta del rapporto. È come giocare una squadra di calcio, il Real Madrid, che gioca contro una squadra della parrocchia, è la stessa cosa. E oggi noi siamo il Real Madrid e stiamo giocando contro una regione siciliana che può essere una parrocchia. Sì, tranquillamente. Vorrei intervistarti per parlare di programmi, per parlare di musica, invece purtroppo dobbiamo parlare di malessere, di un sistema cultura che non funziona più, con tutto quello che ci sta dietro, perché dietro un progetto come quello del Brass, come quello dell'Orchestra Sinfonica Siciliana e di tutti i teatri siciliani c'è gente che lavora, ci sono musicisti che hanno studiato per arrivare a quel punto, c'è gente che insomma si guadagna il pane, e tutto questo si sta distruggendo senza capire nemmeno il motivo. Probabilmente le cause vanno ricercate nelle amministrazioni passate e assai probabilmente i nodi stanno venendo adesso al pettine. La crisi investe ovviamente tutto il settore dello spettacolo, dalla sinfonica, alla prosa, alla lirica, eccetera. Quello che bisognerebbe attenzionare con coscienza è l'equità degli interventi. Se non si fa una questione veramente morale, di principio, e quando si parla di tagli orizzontali del 20% che incidono nel comparto dello spettacolo, talvolta il 10 o quando si mantengono, bisogna dare delle spiegazioni e capire perché alcuni soggetti subiscono tagli del 61% come quelli subiti dal Brass nella scorsa legislatura o dell'80% come quelli subiti negli ultimi due esercizi finanziari. L'80% significa l'eliminazione, non la sofferenza, significa cancellare dalla geografia delle attività musicali un'istituzione che ha 40 anni di storia. Sappiamo della tua battaglia iniziata tanto tempo fa per difendere i teatri, ma questi teatri c'è la volontà di portarli avanti con questi fondi europei, perché si parla di risorse che vengono a mancare, ma poi dall'altra parte sentiamo che ci sono 10 miliardi da spendere, c'è qualcosa che non funziona, c'è volontà di distruggere questo sistema teatri per farne uno nuovo, oppure qualcosa che noi viene a mancare? Nessuno si deve permettere di parlare di distruzione del sistema teatri, perché dovrà passare veramente sul mio corpo. Oggi abbiamo veramente delle grosse opportunità sfruttando i fondi comunitari e io insieme agli altri colleghi che abbiamo sposato la battaglia per la cultura tutta e i teatri in particolare andremo avanti sicuramente a testa alta e sicuramente senza farci piegare a logiche anche di altra natura che tendono magari a portare avanti più altre situazioni, perché noi siamo sempre fermamente convinti che la cultura può essere veramente il volano per la nostra terra e per la nostra economia. Un assessore non attento mi pare quello del turismo, non è mai presente nei momenti così importanti. Francesco, tu mi stuzzichi, io ti dico che sicuramente l'assessore è attento alle problematiche dei teatri, che certamente diciamo forse una presenza maggiore in mezzo agli operatori del settore li farebbe anche stare più tranquilli, però ci sono io, quindi va bene così. Io non credo che si voglia distruggere il sistema, però ancora non si è recepito un principio fondamentale in questo bilancio regionale, che purtroppo è povero dal punto di vista delle risorse, che non ci possono essere dei tagli lineari, che alcune questioni vanno valorizzate. Per noi la questione del sistema teatri, della cultura, dell'orchestra, ma anche del brass group, è un tema fondamentale che non attiene solo ed esclusivamente alla tutela dei lavoratori, perché altrimenti molti pensano che siccome parliamo di un numero piccolo possono anche andarsene a casa. C'è un principio fondamentale, c'è la tradizione nostra, c'è la nostra cultura, pensiamo all'Orchestra Sinfonica che lavora all'interno di questo teatro, a quello che ha significato nel tempo, ma anche al Brass Group, o finalmente la cultura e quindi tutto ciò che ruota intorno alle teatri e alle orchestre diventano uno dei perni fondamentali attraverso i quali lo sviluppo e il legame che deve avere col turismo
mettono in moto la Sicilia, o altrimenti anche se riusciamo a recuperare e quindi il taglio non sarà quello che si paventa, noi non avremo risolto il problema, perché un altro anno saremo di nuovo nella stessa situazione. Quindi noi faremo battaglie perché finalmente si possa fare una legge sulla musica, una legge istitutiva dei teatri e soprattutto diventino anch'essi momento e volano di sviluppo e di un'immagine diversa della Sicilia che noi dobbiamo dare, soprattutto valorizzando quello che non c'è senza bisogno di inventarsi nulla. Oggi sono qui per questo, all'interno della commissione prima, la commissione cultura, farò la mia battaglia, la farò all'interno della commissione bilancio in Parlamento, ma ripeto, bisogna operare un salto d'ordine culturale. Oggi siamo riuniti con tutti i teatri e gli enti culturali siciliani pubblici e privati qui al Teatro Politeama. Le problematiche che oggi vogliamo comunicare a tutti, a voi dalla stampa ma alla cittadinanza intera, è che in Sicilia si rischia di far morire la cultura in un territorio siciliano, una regione con grande vocazione turistica, significa attentare a una possibilità di rilancio economico della regione. La cultura tagliata già del 20% quest'anno sulla finanziaria significa per alcuni teatri rischiare la chiusura. Chiudere un teatro in una città significa non aver inserito nel tessuto connettivo della città, quindi per il commercio, per il turismo, per gli alberghi, qualcosa che può essere un ente di attrazione, qualcosa che può servire a rilanciare le attività economiche della città. Le istituzioni hanno l'obbligo di organizzare una programmazione, noi siamo completamente assenti da una programmazione. Se voi andate all'estero, andate in Austria, riuscite a comprare un biglietto per vedere uno spettacolo fra 3 anni. Qui non sappiamo domani mattina cosa si deve fare dentro i teatri. Questa mancata programmazione rischia di farci chiudere. L'Italia ha il 33% del patrimonio culturale del mondo, cioè ammazzare la cultura in Italia significa ammazzare una grande risorsa, è come avere un grande immenso pozzo petrolifero e non attingere nulla da quello, è completamente assurdo. Quindi le istituzioni siciliane in tutto, dalla regione ai comuni, debbono impegnarsi perché debbono avere una fonte di risorsa inesauribile, qual è la cultura in Italia. Allora, vi riunite ancora una volta per parlare di problematiche che riguardano i teatri, ma sembra una di quelle misure che non potrà dare risposte concrete. Io credo che questo è un pezzo troppo importante, questa potrebbe essere la prima industria dell'Italia, questo potrebbe essere un locomotivo per farci uscire fuori dalla crisi. Basta organizzazione seria, vuol dire modelli produttivi diversi, vuol dire mettere in collaborazione teatri. Noi non stiamo qua a chiedere soltanto risorse economiche, noi stiamo soprattutto oggi a chiedere organizzazione. Voglio fare qualche esempio: la collaborazione fra teatri non è più rimandabile. C'è un corpo di ballo del Teatro Massimo, potrebbe circuitare nei teatri di tutta la Sicilia. C'è un coro del Teatro Massimo, potrebbe venire a cantare alla Fosse o a Catania o a Messina. Le scene e costumi, la stessa cosa. Seconda cosa, la cultura, il mondo culturale e creativo non può essere legato alla ciclicità delle economie e delle finanze, deve avere risorse certe, perché così si programma in tempo, si fa un programma di eccellenza, perché il vero core business si risparmia, il vero core business di questo settore è l'eccellenza, la scala. 50% del contributo della scala viene da privati, perché hanno un brand, hanno un marchio famoso in tutto il mondo e quindi fanno la fila per andare alla scala, e questo è molto importante. Dobbiamo farlo capire ai nostri politici. Glielo dobbiamo fare capire, glielo dobbiamo non solo urlare, credo con ragionevolezza farglielo capire, dobbiamo rendere esigibili le risorse che noi chiediamo. Una di queste cose per esempio è creare laboratori. In Sicilia ci devono essere laboratori, a cosa mi riferisco? Accademie di danza, settori dove si può studiare scenografia, dove puoi diventare direttore di fotografia. Questi settori sono importanti, se non crei laboratori non crei la produzione qua, e questi centri rimangono centri di distribuzione. Allora la nostra paura è questa, che questi divengano centri di distribuzione, noi vogliamo invece che siano centri di produzione. Si parla tanto di questi fondi che dovrebbero arrivare all'Europa, si parla di 10 miliardi di euro e noi non riusciamo a fare una programmazione seria per tutti i teatri siciliani. Perché? C'è una situazione di strabismo, perché da un canto le istituzioni ci esortano a fare una programmazione almeno triennale. Io non riesco a fare una programmazione che non è neanche trisettimanale alle condizioni attuali, perché in assenza di qualsiasi certezza sulle coperture finanziarie, come mi azzardo io a scritturare qualcuno per l'estate? Io, come dire, sono in condizione di mantenere gli impegni presi con gli abbonati fino adesso, ma un teatro stabile è vincolato a determinati parametri ministeriali per i quali ogni anno noi dobbiamo ottenere un certo numero di spettacoli, di repliche, di produzioni. Se non possiamo programmare almeno quello che facciamo quest'anno, io rischio l'anno prossimo di perdere lo status di teatro stabile. Può essere che invece da parte della regione c'è un volere di distruggere questo sistema teatri per costruirne uno nuovo? No, francamente non credo che ci sia questo. Penso che ci sia una situazione di contingente difficoltà da parte
parte della politica regionale in questo caso. Non è che ci sono delle colpe che io mi sento di addossare a qualcuno. Il nuovo sistema teatrale a cui fai riferimento è, diciamo, impraticabile per il semplice motivo che ci sono delle persone dentro i teatri, dei dipendenti, io ne ho 50, queste persone non possono essere messe in mezzo alla strada, né la politica si può permettere di vederle messe in mezzo alla strada, per cui non è così semplice, perché è vero che certi teatri, l'orchestra sinfonica stessa, sono gravate da un peso degli stipendi che è insostenibile a questi livelli di finanziamento. Il mio teatro nel giro di 3 anni ha visto dimezzate le sue risorse e adesso, rispetto all'anno scorso, ulteriormente dimezzate. A questo punto, francamente, c'è soltanto da portare le chiavi ai soci e dire: scusate, ma non ci sono i presupposti per tirare avanti. Di manifestazioni di questo tipo ne abbiamo seguite una ventina solo negli ultimi mesi e i risultati non arrivano, anzi peggiorano. I tagli hanno il senso di tagliare senza guardare in faccia chi ci sta dietro, i lavoratori, i musicisti, gli artisti, e i teatri rischiano sul serio adesso di chiudere Saracinesca e forse fare altro. Abbiamo fatto una ventina di queste manifestazioni e la mia sensazione è che ne faremo di altre, insomma, che se ne vedranno di altre. L'attenzione delle istituzioni non può mancare in questo comparto. Questa è una cosa che dovremmo ormai non ripeterci più, tanto è assodata e dovrebbe essere condivisa. Il Comune ha cercato di fare tutto quello che poteva, ha raddoppiato i finanziamenti per l'area della cultura e per l'area dell'istruzione, certamente per l'area della cultura di cui sono direttamente responsabile, ha progressivamente incrementato il finanziamento, però è chiaro che questo non è sufficiente perché il Comune non è da solo e perché ci vuole una consapevolezza di tutte le istituzioni pubbliche che sono coinvolte. Io devo dire che le ultime dichiarazioni che ho ascoltato dall'assessore Stancheris in qualche modo un po' potrebbero tranquillizzare il settore, perché mi pare di capire che lo sforzo che la Regione sta facendo è quello di fare in modo che il taglio non sia orizzontale, non sia trasversale, non sia uguale per tutti, ma che questo settore intanto subito recuperi l'80% di quello che era stato previsto e in una fase successiva c'è l'impegno per recuperare il restante 20%. È chiaro che senza queste risorse il settore in piedi non può stare e che quindi andrebbero in crisi molto grave istituzioni importanti, storiche. Per i rapporti e i contatti avuti io sono certo che l'assessore Stancheri sa molto a cuore il comparto e farà tutto il possibile. Però certo la verità è che oggi complessivamente questo settore sta in una condizione di instabilità che non è l'ideale per costruire cultura, per guardare al futuro, per programmare come dovrebbero fare queste istituzioni. Si parla tantissimo di questi fondi europei, insomma arriveranno 10 miliardi da spendere in Sicilia, perché non si fa una programmazione, una progettazione che possa anche far risparmiare le casse dell'ente pubblico e favorire una crescita vera e farà diventare un motore economico? Di questo non si parla mai. Perché purtroppo facciamo i conti con il fatto che stiamo parlando di fondi non di sviluppo, ma di fondi di sopravvivenza, di fondi di gestione, e non si possono usare i fondi europei per garantire la continuità della gestione. Quindi noi abbiamo un duplice piano di problemi. Il primo, che è quello di, come dire, emergenziale, garantire che queste istituzioni stiano in piedi e non collassino e non chiudano, come molte rischiano di chiudere, e questo non si può fare con i fondi europei. E il secondo, pensare a politiche di sviluppo, di costruzione, di futuro su progetti che possono anche coinvolgere i fondi europei. Quindi i livelli sono diversi, non si può fare a meno. Anche della programmazione artistica, quella si può inserire in un progetto europeo. Parzialmente. Ma noi qui intanto parliamo di condizioni base di sopravvivenza per le quali bisogna che le istituzioni pubbliche della città garantiscano, della regione garantiscano tutto quello che possono garantire al massimo. Bisogna che anche queste istituzioni facciano una riflessione, che non sia soltanto un richiedere fondi pubblici, e mi pare che è una voglia di fare una riflessione su come questi soldi pubblici vengono impiegati, come vengono spesi, come vengono valorizzati, mi pare che ci sia, e anche sul contenimento della spesa, perché è anche vero che veniamo da un tempo in cui si è fatto un po' di tutto, diciamo, e forse paghiamo anche le conseguenze di questo. Con un sì o no si supererà questo problema? Sì. Sì, netto.